Allora, il mio intervento voleva sostanzialmente toccare due o tre punti abbastanza semplici. Uno, torno su quanto appena detto, io credo fortemente che la cultura sia un motore di crescita economica e non soltanto sociale. Quando andiamo a vedere, a confrontarci con l'esperienza di quasi tutti gli altri paesi importanti e meno, vediamo che come questo sia vero. Quando vediamo i confronti che noi stiamo facendo con la spesa in cultura, certamente quello che balza agli occhi è come la Francia investa molto di più di noi in cultura, ma noi non siamo messi poi tanto diversamente dagli altri. Forse quello che manca rispetto ad altre esperienze con paesi affini a noi o anche paesi anche più lontani è più una preparazione di un progetto di lungo termine, a prescindere poi di chi è quello che deve portarlo avanti nell'immediato. Ma certamente osservando anche quella che è la credibilità ancora del paese in ambito culturale, questa è una base di partenza che nessun altro ha. Se è vero che siamo in fondo alle classifiche di competitività dei paesi, se è vero che anche prendendo il valore del nostro brand a livello aggregato siamo passati nel corso degli ultimi anni dal 10° al 15° posto, quindi qua certamente ha inciso più la componente competitività, è altrettanto vero che noi continuiamo a essere, dal punto di vista culturale, il primo brand al mondo. E, scusatemi, non è poco, perché in qualunque altro paese questo considererebbe un punto di partenza straordinario. C'è chi ha il gas e ha trovato il modo per estrarlo come gli Stati Uniti, che ci ce l'ha molto più facile come l'Arabia o altri paesi, e chi ha invece una risorsa, un patrimonio straordinario, pulito, rinnovabile, che è rappresentato dalla nostra storia, dalla nostra cultura. Quindi credo che questo sia un messaggio forte e chiaro, difficilissimo poi da tradurre, ci rendiamo conto, ma è una base di partenza su cui in genere i paesi costruiscono il proprio progetto, così come l'ha fatto in altri campi l'Arabia, così come la sta facendo gli Stati Uniti in tanti ambiti, perché gli Stati Uniti è un paese industriale, tecnologico, media straordinario. Seconda riflessione, un po' sul cinema. Il cinema, c'è chi lo conosce molto meglio di me, però insomma Biennale in questi anni ha avuto la possibilità di accompagnare un po' la storia del cinema italiano, lo diciamo con umiltà, però insomma anche consapevoli e fatemi dire anche orgogliosi di quello che è stato il contributo, più di 5.000 film italiani che hanno visto la luce grazie ai finanziamenti o ai crediti d'imposta della nostra banca. Però certamente un'industria che sta cambiando, noi abbiamo chiesto anche qua a una persona come Nicola Meccanico, che rappresenta il mondo della produzione, ma la rappresenta conoscendo bene il tessuto italiano, ma anche quello che è il mondo delle grandi aziende multinazionali. Credo che questa sia un'industria che sta affrontando, come tutti gli altri settori, con pochissime eccezioni, una crisi durissima. Solo per dare un numero di economia, noi abbiamo perso in 6 anni 9 punti di prodotto interno lordo, quindi non siamo più in un ciclo economico, noi siamo oltre un ciclo economico. Quando uno perde 9 punti in 6 anni, che vuol dire 11 rispetto alla Germania, 10 rispetto alla Francia, molto di più rispetto agli Stati Uniti, capisce che siamo in una situazione particolarmente complessa, e questo abbiamo il corollario quando vediamo i dati sulla disoccupazione. Quindi il cinema ha ovviamente anche sofferto, perché ci sono meno soldi, si spende di meno, la gente gira di meno. Ma è altrettanto vero che questa è un'industria, come tutte le altre, salvo anche qua pochissime eccezioni, che sta affrontando anche una serie di problemi di natura strutturale. Ci sono anche molte analogie con il nostro mondo, che è quello bancario. Quindi oltre a alcuni problemi che poi devono essere gestiti non solo dalla legge, dalle norme, ma certamente anche una crescita culturale del paese, mi riferisco alla pirateria, ma c'è un mondo che si chiama digitale che è destinato a cambiare tante cose, molte ne ha già cambiate. Io credo che il rischio maggiore per un'azienda, per un insieme di imprese che poi rappresenta un settore o per un paese, è sottovalutare, sottostimare la rapidità e la pervasività di questo cambiamento. Non tocca il mondo del cinema e apposta lo cito. Se voi vedete Netflix, credo sia una storia molto interessante di reinventare un proprio business. Sono passati da vendere DVD allo streaming e l'hanno fatto sostanzialmente lanciando un'operazione ben gestita di cannibalizzazione del loro vecchio prodotto. E grazie a quello sono tornati a essere una delle aziende più straordinarie dal punto di vista della competitività, della crescita sui nuovi media, vale 20 miliardi di dollari in borsa, quindi vi fa capire di cosa stiamo parlando.
Ed è un esempio anche di come ogni tanto si debba uno non sottostimare quello che ho appena detto. Il tema della, di fronte a questi cambiamenti, innanzitutto esserne consapevoli, poi riflettere. E poi capire che secondo me ci saranno anche alcune ripercussioni e opportunità anche per l'industria cinematografica. Ma venendo e accogliendo anche l'invito di Laura di essere sintetici, volevo ancora chiudere due parole sul Biennale, ma soprattutto perché ci teniamo molto noi di Biennale a spiegare un po' come cerchiamo di lavorare. Noi siamo, oltre ad avere, insomma, credo che numeri alla mano, siamo la banca che è più stata vicino a questo settore in cui crediamo molto. Siamo anche il principale operatore nel credito d'imposta. Continuiamo a reputare questo strumento molto efficace, molto utile. Noi abbiamo circa il 25% di quota di mercato in valore, abbiamo il 51% in numero di opere prodotte. Allora vengo un po' il senso con cui Biennale ha lavorato in questi anni. Abbiamo cercato di essere sempre in grado di finanziare anche opere che non avrebbero avuto accesso al mercato senza l'intervento di qualcuno. Quindi abbiamo cercato non di puntare tutto su quelli che sono i titoli facili, su cui uno poi può avere un tasso di ritorno più alto, ma soprattutto può avere una percentuale di rischio inferiore. Noi abbiamo ovviamente cercato di miscelare un po', allocare bene quello che è il nostro capitale. Sono poco meno di 40 film prodotti, poco meno di 15 milioni inseriti solo sullo strumento del tax credit, ma cercando di puntare anche su alcuni film che anche a dei profani come noi di banca sembravano mostrare delle possibilità di rischio rendimento interessanti, abbiamo liberato spazio, abbiamo protetto del capitale da investire su nuovi progetti, nuovi registi, nuovi produttori, senza i quali non tutti sono andati bene al botteghino, però abbiamo dato loro un po' più di una voce. E quindi questo è un po' il tratto distintivo della nostra banca. Non siamo qua per fare spot di banca, però lo trovate nell'impegno su Teleton, sull'educazione finanziaria e su tante tante altre cose. Quindi pensiamo di dare al concetto di responsabilità un significato vero e concreto. E quindi da questo punto di vista questo è il senso del nostro impegno. Certamente siamo una banca, quando poi dobbiamo finanziare i progetti noi abbiamo un capitale che è dato dagli azionisti, quindi dobbiamo ovviamente selezionare i buoni progetti. Quindi visto che la cultura è qualcosa che non può soltanto essere messa in un tasso di ritorno a breve, credo che qua mi riallaccio e chiudo al nostro titolo. Abbiamo parlato di futuro e abbiamo parlato di responsabilità. Io credo che tramite la cultura e anche il cinema ci sia un futuro, che è un futuro fatto di posti di lavoro, fatto di competenze, di crescita proprio in senso pieno di questo termine. Credo che ognuno debba assumersi la propria responsabilità e noi come banca cerchiamo di farlo. Certamente reputo essenziale, imprescindibile la capacità poi di un paese di pensare a lungo termine. Abbiamo alcuni esempi anche vicini come la Spagna nel mondo del turismo, Spagna che ha tanti problemi, ma a prescindere da chi fosse il primo ministro, a prescindere da quali fossero anche gli equilibri a livello locale, hanno avuto la capacità di traguardare a 15-20 anni quello che volevano fare, partendo da una base culturale, patrimoniale, e io amo la Spagna, reputo molto diversa rispetto alla nostra. Quindi credo che ci sia un po' spazio. Oggi parleremo sicuramente di cinema, quindi questo è il senso, però volevo un po' allargare l'orizzonte per far capire quello che noi pensiamo, come sia veramente poi uno strumento di crescita. E penso che oggi il paese abbia veramente bisogno di ritornare a crescere, ritornare a essere competitivo. Abbiamo un patrimonio straordinario, dobbiamo cercare di sfruttarlo meglio. Questo era il senso di quello che volevo dire. Vi ringrazio. Io però le chiedo...